Quanto è importante realizzare un convegno come questo per sottolineare il ruolo della donna nella politica e anche nel settore dello sviluppo? Well, it's great to be here at University of Salerno. It's so great. È bellissimo che questo ateneo si occupi di un argomento così importante, perché in un momento di crisi economica mondiale così spinosa e così difficile, e un momento in cui le sfide mondiali riguardano tutti noi, le donne sono una risorsa importantissima. E nonostante questo, la percentuale di donne componenti della forza lavoro mondiale è molto scarsa. Negli Stati Uniti sono solo il 50%. È vero che le cose stanno migliorando e le ricerche dimostrano che, per esempio, nei paesi in cui ci sono dei leader donna, in qualche modo le economie sono più forti, soluzioni anche più adatte, più flessibili, e in qualche modo è importante che gli uomini e le donne lavorino insieme per affrontare questi problemi. Vi sono anche a livello aziendale ricerche di società come la Pricewaterhouse oppure la Catalyst McKinsey, che dimostrano che in qualche modo le aziende in cui ci sono donne in posizioni apicali c'è maggiore produttività e anche maggiore redditività, e si affrontano anche con una migliore tenuta momenti in cui l'economia in qualche modo è difficile come questi. Quindi assolutamente uomini e donne che devono lavorare insieme per trovare le soluzioni per i problemi mondiali. Un'ultima battuta sull'Università di Salerno: con un modello campus simile americano, cosa ne pensa di questo ateneo? Ho fatto un bellissimo giro del campus, ho anche potuto vedere la mensa e il ristorante, la caffetteria. Sono davvero impressionata positivamente e riconosco che c'è uno stile molto americano in questo campus, ma soprattutto quello che mi ha molto colpito è che il costo, diciamo, dello studio universitario in Italia è di gran lunga inferiore rispetto alla situazione negli Stati Uniti, ed è bellissimo che quindi ci sia questo accesso così allargato e soprattutto che così tante persone possano accedere a un istituto così qualificato di formazione, di educazione, e soprattutto che si parli così tanto di leadership al femminile, che in realtà è un argomento trasversale a tantissime questioni. Grazie di avermi invitato. Mille. Questa mattina all'Università di Salerno un convegno organizzato dall'OGEPO dal titolo Women Power, con ospiti illustri e referenti. Qual è la sua opinione in merito? E innanzitutto il piacere di avere qui con noi Jessica Grounds, nonché il console Baxter, il console a Napoli per la cultura e per l'università. Una presenza importantissima, ovviamente, perché potrà portare in tema di leadership femminile la sua opera che sta svolgendo a sostegno della candidatura della Clinton alla Casa Bianca. E poi è un'occasione anche per dimostrare ancora una volta la capacità dell'OGEPO di organizzare iniziative di qualità, peraltro raccogliendo attorno all'OGEPO nella nostra università gli enti territoriali di riferimento, perché sono qui con noi le rappresentanze dei comuni, l'assessore delle pari opportunità di diversi comuni della provincia di Salerno, nonché l'espressione regionale e nonché ancora anche il ministero con il quale c'è una forte interlocuzione, la dottoressa Parrella. Credo quindi aver costruito, partendo dall'università e partendo quindi dai dipartimenti, una rete che va ben oltre, diciamo, l'università, è proprio nello spirito delle nostre iniziative. E poi vedere qui oggi ovviamente la dottoressa Grounds è motivo di grandissima soddisfazione.